Ciao amici, nel video di oggi vi ho portato la serratura elettronica più venduta del momento e tra l'altro ha un'installazione molto semplice, non necessita di buchi nel muro e neanche di cambi di serratura. Di che modello stiamo parlando? Del nuovissimo e appena lanciato Switchbot Lock Pro 2024. È disponibile in tre versioni, quella Full Kit, che è quella che vi ho portato nel video di oggi, con il Lock Pro, il Mini Hub e il K-Pad, oppure la versione solo con Lock Pro e il Mini Hub e quella base che comprende esclusivamente il Lock Pro. E tra l'altro vi svelo anche che questo Switchbot Lock Pro è attualmente la serratura elettronica più venduta su Amazon. Per quanto riguarda i prezzi, il Full Kit viene venduto a 239 euro, ma attenzione perché attualmente è attivo un coupon sconto di 50 euro, per cui se vorrete acquistare tutto il kit lo pagherete solamente 189 euro. Se per caso volete approfittare di questa promozione prima che scada, vi lasciate i link dello offerta nel primo commento e nella descrizione di questo video. Per quanto riguarda le altre varianti, la coppia del Lock Pro e il Mini Hub viene venduta a 159 euro, invece il Lock Pro singolo viene venduto a 139 euro. Ma tornando al video di oggi, questa recensione l'ho divisa in due parti. Nella prima parte andremo a fare l'unboxing di tutto questo ben di Dio e nella seconda parte andremo a fare direttamente il montaggio sia del Lock Pro che anche del K-Pad nella porta della mia soffitta, per cui mi raccomando, guardate il video fino in fondo, così potrete utilizzare la seconda parte come tutorial per il montaggio. Ma ora, bando alle ciance, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e partiamo con l'unboxing. Procediamo con l'unboxing, partiamo dal Mini Hub che adesso andiamo ad estrarre dalla confezione. All'interno della confezione troviamo ben sigillato il Mini Hub, il manuale delle istruzioni e ovviamente il cavo di alimentazione USB tipo C. E ora come secondo passiamo al K-Pad. Troviamo un vano e ovviamente ben imbustato il nostro K-Pad numerico. Guardate che spettacolo, e tra l'altro anche molto leggero. Qua in basso troviamo il sensore di impronta digitale, i numeri che vanno dallo 0 al 9 per inserire il codice numerico, che a titolo informativo vi ricordo che deve essere scelto di almeno 6 cifre. E infine gli ultimi due tasti, il tasto che serve per bloccare la porta, eccolo qua, e il tasto di conferma che dovrete premere una volta che avrete inserito il codice corretto. Finiamo l'unboxing del K-Pad, vediamo cosa hanno inserito dentro a questo vano. Una chiavetta stile nano sim che serve per aprire la custodia, le due batterie che sono già incluse in dotazione, il bellissimo badge magnetico che dopo andremo a provare e l'utilissima staffa che può essere attaccata sia con le viti oppure, come vi dicevo durante l'introduzione, potete sfruttare il biadesivo per non fare nessun buco nel muro. Andiamo a montare le pile, vi basterà aprire il vano presente nella parte posteriore, seguite le indicazioni che sono scritte nella custodia, una e due, e poi richiudete il vano. Messe le batterie sul K-Pad non ci rimane che l'unboxing principale, ossia il Super Lock Pro. Olè! Andiamo a estrarre la nostra super serratura elettronica, mamma mia, e mano a potenza. E tra l'altro anche il materiale è veramente di ottima fattura, ve lo faccio vedere anche da vicino dalla telecamera. Il meccanismo è molto semplice, la serratura che sarà presente qui dentro all'interno di questa fessura verrà fatta girare dal meccanismo elettronico presente qui dentro e roteando a 360 gradi farà aprire e chiudere la porta. Vi informo che anche nel Lock Pro le batterie sono già presenti nella dotazione e ho apprezzato tantissimo questa caratteristica di Switchbot perché in altri competitor non ho trovato le batterie incluse. Vi faccio vedere da vicino dove sono, vi basterà aprire questo vano e qua sotto troverete, piegando queste due barrette laterali di colore arancione, il vano delle batterie. Ed eccolo qua, in totale servono 4 batterie AAA, 1, 2, 3 e 4. Andiamo a concludere l'unboxing Lock Pro aprendo gli ultimi due vani. Partiamo da quello più piccolino, vediamo cosa hanno inserito qua dentro. Oh mio Dio, guardate quanto materiale c'è! Questo è il magnete che serve a far capire al Lock Pro se la porta è chiusa oppure no. Ovviamente il manuale di installazione, le due brugole per il montaggio e i due kit delle viti. Apriamo anche l'ultimo, le due basi che adesso vi voglio far vedere da vicino, ognuna di forma diversa in base al vostro tipo di serratura. Qua vengono chiamate base A e base B, per cui dovrete controllare quale delle due è compatibile con la vostra serratura. E tra l'altro, come state vedendo, sono muniti di biadesivo. Anche in questo caso per l'installazione non è necessario bucare il muro. E ultimo ma non per importanza, per chi dovessero servire,
Vengono anche dati 8 cilindrini di supporto. Ricapitolando, questo è tutto quello che troverete all'interno delle confezioni. Per quanto riguarda la configurazione, vi svelo che l'installazione sia dell'Hawk Pro che anche del K-Pad e del Mini Hub è veramente molto semplice e soprattutto chiara, passo passo, perché vi basterà scaricare l'applicazione di SwitchBot sia sull'App Store che sul Play Store di Google e una volta che l'avrete scaricata, interfacciare i vari componenti e tra l'altro, come vedete, è anche completamente in italiano, per cui è molto semplice, vi basterà cliccare su aggiungi dispositivo, selezionare quale dispositivo volete aggiungere, se il Hawk Pro, il Mini Hub, eccetera eccetera, e una volta che l'avrete schiacciato attiverete il Bluetooth e in pochi secondi sarà configurato. E come potete vedere dallo schermo, ho già connesso sia il Hawk Pro che anche il K-Pad Touch. E ora siamo arrivati al montaggio, andremo sul solaio a montare sia il Hawk Pro che anche il K-Pad Touch. L'unica cosa che non monterò sarà questo magnete, che non è nient'altro che il sensore di chiusura della porta, perché tenendo la porta aperta, per farvi vedere le inquadrature di apertura e di chiusura, non posso montarlo, altrimenti la porta si bloccherebbe. E quindi inserendo il magnete lui riconoscerebbe che la porta non è chiusa e quindi non farebbe partire il meccanismo. Partiamo finalmente con l'installazione, andiamo a aprire la porta, la parte centrale, quella più grossa, andrà installata nella parte interna. Ovviamente per problemi di luci, visto che sono nella soffitta, faremo tutta l'installazione con la porta aperta, così vi farò vedere anche il meccanismo di apertura e di chiusura della serratura. Come prima cosa per installare il corpo centrale ci sono due metodi, o con le viti, in questo caso però dovrete bucare la porta, oppure con la striscia adesiva che viene già dotata nella dotazione base. Sono anche numerate modalità A e modalità B, in questo caso come vedete dalla mia serratura quella più compatibile è la modalità A. Procediamo con l'installazione, tiriamo via la linguetta, speriamo di attaccarla dritta, non ci vuole veramente tanto tempo, però basta essere precisi. Una volta che avrete attaccato la base, mi raccomando, dovete stringere le tre viti che sono presenti, è già compresa nella dotazione base ovviamente la brugola, questa è la seconda, ovviamente servono per far aderire ancora maggiormente questa base alla serratura in maniera che non si sposti anche durante l'utilizzo. Una volta che la base avrà aderito completamente, andate a inserire la chiave, che sarà quella con cui il meccanismo riuscirà ad aprire e chiudere la porta. Dopodiché fate combaciare la serratura interna del nostro macchinino, quindi mettetela in verticale come la chiave, spingete fino a quando lo Smart Lock Pro sarà fissato correttamente. Una volta che l'avrete fatto combaciare, come vedete da questi due buchini che ci sono due da una parte e due dall'altra, tra l'altro vi danno anche più vitine, per cui se anche ne doveste perdere qualcuna non vi preoccupate perché ce ne sono quattro in più. Procediamo con l'avvitare le quattro viti, procedura molto semplice come avete visto e tra l'altro anche molto rapida. Una già avvitata e la prima parte dell'installazione è completata. Adesso andiamo a montare l'accessorio che avete visto durante l'unboxing, che serve ad aprire la serratura sempre della SwitchBot con il pin numerico, il sensore di impronta digitale oppure con la tesserina magnetica. Anche questo accessorio può essere fissato al muro o alla porta con le viti che sono inserite nella dotazione, oppure se non volete bucare la porta oppure il muro potete sfruttare anche in questo caso il nastro adesivo. L'abbiamo tolto. Tenete premuto anche in questo caso 4-5 secondi finché l'adesione sarà completata. E ora che abbiamo installato tutto non ci rimane che fare il test. Come prima cosa vi voglio far vedere che potete anche chiudere e aprire la porta manualmente facendo ruotare questa rotellina, perché ovviamente come avete visto durante l'installazione è collegata direttamente alla chiave. C'è anche un'apertura molto figa all'interno, schiacciando la rotellina, guardate, lui in automatico farà la chiusura senza neanche dover girare in maniera manuale la porta. E per fare di nuovo l'apertura vi basterà rischiacciare. Guardate che figata, è veramente una serratura ad altissimo livello, ma adesso andiamo a vedere anche le altre modalità di apertura. A partire dallo smartphone è molto semplice, come vi ho fatto vedere, una volta che avrete installato l'app vi basterà schiacciare sul tasto del blocco e la porta sarà chiusa in pochissimi secondi. E se per caso la volete riaprire, ovviamente vi basterà schiacciare su sblocca e anche in questo caso in pochissimi secondi la porta sarà riaperta. E adesso andiamo a testare anche il bellissimo accessorio. Come prima cosa andiamo a verificare lo sblocco col pin numerico. Ovviamente ho inserito il classico pin per fare il test. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Schiacciate conferma e guardate come la porta verrà completamente aperta. E ovviamente per chiuderla, una volta che sarete usciti, vi basterà schiacciare blocca. E ora passiamo col secondo metodo di sblocco, ossia col tesserino magnetico. Questa modalità è veramente molto semplice, vi basterà appoggiare il tesserino sopra l'accessorio e in pochissimi secondi la porta verrà aperta. E come ultima modalità di sblocco è il sensore di impronta digitale, ne ho inserite due, l'indice di ogni mano, guardate che spettacolo, vi basterà tenere premuto per 3 secondi e la porta sarà completamente aperta.
Facciamo anche la prova con l'altro dito, adesso la vado a richiudere. Tra l'altro, come vi dicevo, potete anche inserire fino a 100 impronte digitali, per cui se avete anche una famiglia numerosa, amici, parenti, mani, zampe di animali, potete inserirle tutte quante. Per quanto riguarda le mie valutazioni finali, devo dire che questo SwitchBot Lock Pro è andato oltre le aspettative. Come avete visto durante l'installazione e anche durante il test, non ha mai dato nessun problema e ha sempre risposto perfettamente ai comandi. E come vi dicevo durante l'introduzione, non necessita di bucare la parete e neanche del cambio di serratura. Per cui, per quanto mi riguarda, è veramente approvato al 100%. Vi ricordo, prima di salutarvi, che se volete sfruttare lo sconto di 50 euro, vi lasciate il link diretto dell'offerta nel primo commento e nella descrizione di questo video. E mi raccomando, se avete domande o qualsiasi dubbio su questa serratura, non esitate a scriverlo nei commenti. Se vi è piaciuta questa recensione e volete supportare questo canale per farlo crescere, mi raccomando, lasciate un bel like e iscrivetevi al canale. È un'azione che per voi è completamente gratuita, ma per me fa un'enorme differenza. E ringrazio ovviamente fin da subito tutti quelli che vorranno entrare in questa piccola comunità tech.